innanzitutto. Come ha detto bene, io sono psicologa, mi sono specializzata in psicologia criminale, investigativa e giuridica e attualmente sono principalmente mediatrice per GESMED. Ho deciso oggi di parlare della mediazione dal punto di vista prettamente psicologico, forse tante cose già le sapete, però secondo me andavano un po' puntualizzate, e l'ho fatto anche mettendola in parallelo all'opera pirandelliana Sei personaggi in cerca di autore, che si è rivelata molto attuale, soprattutto in relazione alla mediazione. Poi preludio ho deciso di preparare un brevissimo video, visto che siamo nell'era digitale, che spero possa catturare l'attenzione. E racchiudo un po' tutto quello di cui si parlerà. Che sia mutualmente accettabile e soddisfacente da entrambe le parti. Ad essere chiamati in causa però sono finalmente gli stessi attori della controversia e vengono condotti proprio mano a mano dal mediatore alla soluzione del proprio conflitto, come abbiamo detto stamattina, in maniera tale che non ci siano né vinti né vincitori. Il conflitto nella mediazione viene visto come una dimensione naturale nel processo, quindi, di qualsiasi sistema organizzato, ma soprattutto a livello psicologico è un centro di vissuti, pensieri ed emozioni, proprio perché sono le persone che si presentano di prima persona in mediazione, con tutto quello che può poi uscire in fase di mediazione. La mediazione è soprattutto come mediazione, dove il mediatore appunto è colui che sta nel mezzo e cerca di costruire uno spazio comune di dialogo tra due parti che però sono in conflitto. È un luogo principalmente dove due storie che sono differenti possono confluire in maniera tale che possono confluire in una terza storia, in un destino che sia comune. La sfida che si pone alla mediazione, l'obiettivo principale, è quello di mantenere saldi i rapporti, perché a nascere sono soprattutto problemi che hanno alla base un problema relazionale, anche mantenendo poi la discordanza e la diversità, perché spesso il proprio punto di vista permane alla fine della mediazione. Queste due persone quindi vengono aiutate dal mediatore proprio perché possano iniziare a comunicare in maniera nuova. Alla base di tutto è necessario però un cambiamento di mentalità delle parti che entrano in mediazione, e questo tramite l'aiuto del mediatore. Alla base della mediazione c'è principalmente un problema di comunicazione. Scusatemi. Alla base della mediazione c'è principalmente un problema di comunicazione. Infatti la discomunicazione è purtroppo, oggigiorno, in qualsiasi ambiente, spesso la norma. Bisogna ricordare che il 60% della comunicazione è sempre non verbale, quindi fatta di gesti, di qualsiasi comportamento al di fuori della comunicazione prettamente verbale, e la discomunicazione può avvenire a qualsiasi livello, quindi a livello dell'emittente, a livello del messaggio. Spesso i contenuti finiscono per essere poco chiari o solo chiari a chi li comunica, oppure dipendono da un suo sistema di credenze che la parte che li riceve non conosce. Il messaggio può anche essere interpretato in maniera prettamente soggettiva, non inserito nel contesto da cui parte, o valutato in riferimento ad un proprio sistema invece soggettivo di opinioni. E alla base della mediazione spesso c'è un problema che è anche a livello comunicativo, relazionale. Pirandello, appunto, nel suo Sei personaggi in cerca d'autore, aveva già enunciato questo tema, quindi quello dell'assoluta relatività delle opinioni. Aveva fatto dire al padre, rivolgendosi al capocomico, proprio come crediamo di intenderci spesso, ma non ci intendiamo mai. E il mediatore ha questo ruolo, deve proprio aiutare le parti a far modo che si possano intendere. Lo spazio, io ho inteso come uno dei protagonisti della mediazione, lo spazio assieme al tempo, proprio perché la mediazione si sviluppa in uno spazio e in un tempo ben precisi, in un luogo che è principalmente fisico, ma è anche e soprattutto un luogo psicologico, dove vanno a confluire delle vite di persone con tutto ciò che questo poi può comportare durante la mediazione.
mediazione. Ho visto la mediazione come un'operazione logico-creativa dove si tende a lavorare insieme per costruire qualcosa di nuovo, per creare un nuovo equilibrio, una soluzione che sia possibile partendo a volte anche da dati e da certezze che all'inizio non erano neanche pensabili. Come sosteneva il grandissimo Einstein, infatti, non possiamo risolvere i problemi con le stesse categorie mentali che abbiamo usato per generarli. Quindi il mediatore deve aiutare in questo senso proprio ad un vero e proprio cambio di mentalità nelle persone. Dal punto di vista più prettamente pratico, è consigliabile comunque che la mediazione sia svolta in una location che possa trasmettere tutto quello che noi vogliamo trasmettere alle parti, quindi rendere innanzitutto protagonista della mediazione, rendere la comunicazione il più fruibile possibile, quindi è consigliabile utilizzare un tavolo trasparente, rotondo, a livello prettamente pratico, perché permette proprio la circolarità di informazione fra le parti. E una lavagna a fogli mobili è ad esempio molto importante a mio parere, perché si possono mano a mano staccare, appendere al muro e rendono il messaggio sempre visibile a tutte le parti. Se noi utilizzassimo invece un block notice, il messaggio rimarrebbe oscuro ed è quello che proprio le parti non vogliono nel momento in cui sono in mediazione, perché hanno già avuto tante oscurità fino a quel momento. Anche la disposizione delle parti durante la mediazione è molto importante, bisogna sempre mantenere le parti in prima linea, gli avvocati preferibilmente, anche se sono risorse utilissime in mediazione, andrebbero mantenuti accanto alle parti, però diciamo in una seconda linea, quindi le parti rimangono sempre le protagoniste. Il tempo è un altro protagonista, l'ho voluto personificare nella nostra mediazione, proprio perché all'origine del conflitto tra le parti spesso c'è una divergenza di interessi. Però il piano su cui poi finisce per svolgersi la mediazione, principalmente il piano della recriminazione, del rancore, tutto si concentra nel passato. Il nostro obiettivo invece è che la mediazione si possa svolgere in un'ottica futurocentrica e portare anche le parti a pensarle in questa maniera. Quindi bisogna aiutarla a dimenticare il passato e a guardare invece al futuro. Noi mediatori siamo anche protagonisti nel momento in cui dobbiamo aiutare le parti a dobbiamo scandire il tempo della mediazione, quindi stimolare l'urgenza, la necessità, l'opportunità anche di questo percorso per le parti e dando il ritmo, scandendo anche l'agenda di lavoro. Spesso viene concesso alle parti anche il tempo di litigare, infatti un altro metodo utilizzato anche da noi psicologi è quello di permettere alle parti, dandogli un tempo limite, ad esempio di 10 minuti, di litigare, di esprimere il proprio parere, il proprio punto di vista, senza però che l'altra parte possa controbattere. Nella realtà si è visto come se l'altra parte non controbatte, in pochissimi minuti la lite e il diverbio finiva per spegnersi, bastavano 2 minuti alla parte per esprimere il proprio punto di vista. Quello a cui dobbiamo ambire quindi è passare da una logica aristotelica, dove ci si chiedeva principalmente il perché delle cose e si cercava il colpevole, ad una logica prettamente euristica, dove si tende comunque all'efficacia e all'efficienza di risoluzione dei problemi. Dobbiamo chiederci cosa possiamo fare oggi per risolvere il problema, non qual è stata la causa. Quindi si passa da un punto di vista che vede un passaggio dal passato al presente a vedere la situazione in un'ottica futurocentrica, quindi dal presente, dai dati che abbiamo oggi per lavorare sul futuro. Il futuro è in questo senso un po' il territorio della fantasia, perché si può creare tutto anche partendo dai pochissimi dati che abbiamo, di quello che oggi comunque non c'è ma potrebbe esserci un domani, e in questo dobbiamo aiutare le nostre parti. Come trasformare il conflitto? Dei semplicissimi consigli che possono essere utilizzati da noi mediatori, sono il sapere di non sapere, quindi stare attenti sempre ai nostri pregiudizi, anche a quelli delle parti, ascoltare le parti in causa, ma anche ascoltarci, perché anche il riverbero della storia delle parti in noi è molto importante, perché anche noi finiamo per essere un po' i protagonisti di questa mediazione. Sempre secondo quello che sappiamo, quindi dobbiamo conoscere i nostri limiti, quello che sappiamo di questa storia, quello che invece non sappiamo. Provando a lasciarci ingravidare, un termine che indica soprattutto creatività, quindi creare, non avere paura di creare nuove soluzioni, non temere di sbagliare, uscire dagli schemi, come abbiamo detto precedentemente, non buttare mai via niente, perché tutto quello che esce in mediazione può essere utilizzato se non oggi, anche un domani. Trasformare, quindi agire sempre in un'ottica trasformativa, essere sempre capaci di stupirsi di quello che si può creare, di quello che può uscire in mediazione da un giorno all'altro, attaccare il problema non la persona, perché spesso le due parti sono in causa e finiscono per attaccarsi personalmente, ma bisogna ricordare che quello che devono attaccare è il problema, devono unirsi in questo, non devono attaccare la persona. Accettare l'opinione degli altri e portare le parti affinché riescano ad accettare l'opinione dell'altra parte, sebbene diversa dalla propria, e aiutare al fatto che si possano soddisfare le esigenze di entrambe le parti. È importante soprattutto farsi raccontare la storia, perché spesso nella storia c'è, oltre all'origine del conflitto, la soluzione stessa. Quindi bisogna ascoltare la versione dei fatti di entrambe le parti in causa e capirne le emozioni. La prima cosa da fare è aiutare le parti a divenire consapevole delle proprie emozioni, in maniera tale che possano comunque liberarsene, perché la prima,
primo modo per liberarsi poi della rabbia, del rancore, è quello di esserne consapevoli. Occorre tenere presente anche i meccanismi proiettivi che possono svilupparsi in mediazione, che sono prettamente psicologici e andrebbero anche riconosciuti, perché se non li riconosciamo possono alimentare l'immagine del nemico o dell'altro, quindi proiettare il problema che abbiamo sull'altra parte, finché questa diventa sempre più una nostra nemica. Nel conflitto inoltre i due litiganti si trovano uno contro l'altro, molto spesso per un meccanismo di identificazione con il problema, come abbiamo detto precedentemente. Se non viene soddisfatto un mio qualsiasi bisogno, io tendo a prendermela direttamente con la persona, invece che con la mancanza che io ho di un bisogno che non è stato soddisfatto. Per il mediatore una delle competenze più importanti, quindi, a volte è anche quella di non fermarsi comunque al visibile del conflitto, ma leggere un po' il suo lato oscuro. E lo stesso Pirandello ha citato nelle sue commedie come dobbiamo imparare a conoscere noi stessi quando in realtà siamo molto lontani dal farlo. Il mediatore deve aiutare le parti in questo. Come deve comportarsi? Qui ci sono alcuni consigli che possono essere utili. Deve soprattutto empatizzare, quindi l'empatia che è tipica della psicologia, però riuscendo a stare sempre fuori dal problema, quindi come si vede in questa immagine, rimanendo sempre anche molto autorevole rispetto alle parti. Deve trasparire, quindi fare in modo che il messaggio sia sempre trasparente alle parti, che la comunicazione sia circolare. Mutualizzare, quindi ribadire che entrambe le posizioni sono valide, e non prendere mai le posizioni di uno rispetto all'altro. Orientare, accompagnare comunque le persone in questo viaggio, un po' mano nella mano, orientarle verso quelle che possono essere le possibili soluzioni. Catturare l'attenzione, che è molto importante, così come è importante scandire il tempo, è importante anche fermare le persone nel momento in cui vanno fermate. Ammorbidire il messaggio, perché deve sempre essere accettabile e comprensibile da entrambe le parti. Viene fatto anche ricreando il materiale che una parte può portare in mediazione, rielaborandolo e rifornendolo in maniera nuova, parafrasandolo, riassumendolo. Rendere le parti consapevoli di quello che stanno dicendo e di quello che provocano, quindi sia focalizzare l'attenzione su quello che stanno dicendo, che farlo concentrare su una situazione che è quella di fatto, ma che è anche la situazione dell'altro, rendendo consapevole anche dei sentimenti che l'altra persona prova. Inoltre bisogna filtrare, quindi tendere a separare le persone dal problema. Questo è fondamentale, in maniera tale che possano risolverlo assieme, coalizzarsi contro un problema comune. Bisogna portare perciò i protagonisti ad un'interpretazione diversa di se stessi e degli avvenimenti, accompagnandoli a capire come ogni modo di vedere il mondo sia legittimo e sia necessario coniugare le due visioni in una terza comune. Bisogna aprire i loro sguardi alla posizione dell'altro, senza che a priori la vedano ostile alla propria, ed evitare che giudichino i loro atti con un criterio diverso. Quindi fare in modo che gli altri siano valutati tramite un sistema di valutazione che possa soddisfare entrambe le parti. E bisogna poi allontanarli dal concepire come unica scelta quella di obbligare l'avversario ad arrendersi, produrre invece una soluzione alternativa. Quindi non vinti e vincitori, ma entrambi vincitori. Oltre allo spazio e al tempo, i protagonisti della mediazione sono sicuramente il mediatore, che è quindi un terzo imparziale, sfornito di potere decisionale. Qualcuno potrebbe qui obiettare come in realtà l'osservatore tende sempre a modificare l'osservato, quindi anche il mediatore tenderà a fare questo. È vero, ma quello che bisogna mantenere sempre chiaro è che il mediatore non deve mai favorire una parte a discapito dell'altra, perché rischierebbe di perdere la fiducia di entrambe le parti. Egli si deve porre comunque fra i due contendenti facendo da specchio al loro conflitto, quindi responsabilizzandoli, riducendo l'ostilità e le ansie che li legano al conflitto e mettendoli invece in condizione di trovare se stessi in prima persona un accordo che sia condivisibile. La verità riconosciuta delle parti, in effetti, nonostante sia spesso diversa poi dalla realtà dei fatti, è anche del tutto corrispondente a quella che percepiscono i protagonisti, quindi è la verità su cui si va lavorando. La mediazione deve cercare l'accordo tra queste due verità e tra due ragioni che sono entrambe degne di rispetto comunque, perché il reale in questo senso esiste a prescindere. La realtà è in fin dei conti quella che è definita dallo sguardo umano, quindi quella che le parti percepiscono. Quindi tra le tante caratteristiche del mediatore deve essere dotato di empatia, usare la tecnica dell'ascolto attivo, con una tecnica prettamente psicologica, deve essere sempre meritevole di fiducia da entrambe le parti, deve essere autorevole, quindi essere in grado comunque di mantenere, di bloccare anche i litigi quando necessario, di scandire il tempo della mediazione, deve essere in grado di rendere le parti consapevoli delle loro posizioni e delle loro emozioni, deve facilitare appunto il ripristino della comunicazione e permettere di lavorare anche in un clima che sia agevole alla conclusione della mediazione. Deve anche soprattutto prestare attenzione alle componenti relazionali della comunicazione, al contagio emotivo che si può sviluppare e soprattutto deve essere consapevole di quelli che sono i rischi.
Quindi bisogna stare molto attenti alla scarsa preoccupazione, alla fretta, alla distrazione, al mancato ascolto, ai pregiudizi che noi stessi mediatori possiamo avere, agli stereotipi e alle risonanze emotive, perché possono influire molto in mediazione. Si deve poi assumere la responsabilità del proprio ruolo, quindi deve cogliere il profilo delle persone, un po' come un profiler, dovrebbe riuscire ad andare oltre per aiutare davvero le parti a raggiungere una conclusione. Le parti sono quelle che spesso arrivano in mediazione cariche di sentimenti negativi, quindi soprattutto nei confronti della parte avversa e del problema. Il pericolo è che le scarichino e le proiettino, quindi secondo un meccanismo prettamente psicologico, sia sul mediatore che sulla mediazione. Il mediatore deve essere in grado comunque di capovolgere questi sentimenti e renderli utili alla mediazione. Sono spesso anche ostinate perché pensano di dover essere convinte a tutti i costi. Bisogna invece spiegar loro che non è così e renderli consapevoli del fatto che la mediazione è un'opportunità in più che possono sfruttare. Non deve essere invece sentito come un obbligo. I legali si presentano in mediazione nella maggior parte dei casi, accompagnano le parti. Sono fondamentali perché sono comunque l'aspetto prettamente di tutela del cliente, sono indispensabili soprattutto nel momento in cui in mediazione vengono richieste delle decisioni immediate, a volte abbastanza urgenti, un parere immediato. Però per le caratteristiche stesse della mediazione è buona norma che le parti protagoniste rimangano sempre le parti, quindi legali si mantengono in un certo senso ai margini del procedimento. Sono risorse utili, però bisogna sempre prestare attenzione che non prendano il sopravvento sulle parti. Ad ogni modo, spesso gli avvocati, nel caso in cui si presentino invece poco fiduciosi nei confronti della mediazione, in automatico lo trasmettono ai loro clienti. E questo diventa negativo, perché diventerebbe molto difficile gestire la mediazione da parte di noi mediatori. Nei casi estremi sappiamo che comunque si potrebbero sentire le parti separatamente, però l'augurio è che anche i legali cerchino di collaborare per raggiungere una conclusione. Bisogna ricordare come comunque la mediazione si differenzi da qualsiasi giudizio poi che si svolge davanti a un tribunale, perché davanti a un tribunale le parti sono comunque considerate nei loro ruoli e si cerca di accertarne le responsabilità. Invece in mediazione si cerca di far emergere il conflitto, cercando i veri motivi che sono alla base del conflitto e accogliendo poi i bisogni delle parti. Dietro alla controversia la mediazione cerca di leggere i conflitti, dietro i conflitti cerca di vedere le persone, con la loro storia personale e tutto ciò che riversano in mediazione. Lo stesso Pirandello nel Novecento aveva già dipinto nella sua opera qualcosa di simile a quello che accade in mediazione, infatti anche se i personaggi pirandelliani erano stati rifiutati dall'autore e avevano proposto al capocomico una commedia da fare. Sono un po' come le ho, diciamo, messe in relazione a quelle che sono invece le nostre parti, che forse inconsciamente vorrebbero effettivamente uno spazio in cui esprimersi, in cui esprimere i propri bisogni, quindi un palcoscenico su cui esibirsi, e lo possono fare nella mediazione, visto che il mediatore glielo permette, così come fa il capocomico con i sei personaggi. Sia il padre che la figliastra dei sei personaggi hanno iniziato a rivivere durante l'opera, hanno rivissuto comunque dei passaggi molto dolorosi, si sono sopraffatti a vicenda, e anche le parti in mediazione iniziano a farlo. E questo deve essere permesso in mediazione, bisogna lasciare spazio alle parti di sfogarsi anche. Come i personaggi non si riconoscevano effettivamente negli attori che la rappresentavano, e il capocomico gli permette comunque di rappresentarsi in prima persona, così anche i nostri protagonisti sono tirati in causa in prima persona e possono comunque esprimere le proprie ragioni in prima persona. E questa è una cosa molto importante che la mediazione permette, va sempre ricordata. Così come il teatro di Pirandello aveva rappresentato quello che era il frammentarsi di quello che viene chiamato fantasia, forse potrebbe essere definito oggi inconscio, anche nella mediazione vengono alla luce quelli che sono poi i reali bisogni delle parti, forse a livello un po' psicoanalitico potremmo dire i più inconsci desideri. Il mistero dello spazio-tempo in cui vivono i sei personaggi è un po' simile al mistero dello spazio-tempo in cui vivono i nostri protagonisti della mediazione. Infatti nel capocomico, nel mediatore, sanno da dove vengono, quindi da dove parte questo conflitto, da dove ha origine, e non sanno dove vanno i nostri protagonisti. Tuttavia sia il teatro che la mediazione se ne fanno carico e cercano di rappresentarli, dando loro uno spazio in cui farlo. Così come Pirandello ha tentato di svelare il meccanismo del passaggio dall'avere forma all'essere forma, così la mediazione dà voce alle parti in causa. Le trasforma da parti in passive, in balia di un giudice, a parti che sono prettamente attive, sono consapevoli e vengono aiutate dal mediatore. Possono delineare quello che è un po' un accordo dopo la guerra. Solo dopo però essersi riconosciuti come attori, come personaggi che sono validi in questo palcoscenico e portatori di interessi, interessi che sono reali. La mediazione da questo punto di vista non necessita dell'apporto di un deus ex machina, perché in effetti in realtà non è teatro, non è finzione, non è tragedia, ma è solamente realtà.
voglio lasciare con questa citazione di Pirandello: il dramma per me è tutto qui, signore. Nella coscienza che ho, che ciascuno di noi veda, si crede uno, ma non è vero. È tanti, signore, tanti, secondo tutte le possibilità d'essere che sono in noi. Uno con questo, uno con quello, diversissimi, e con l'illusione intanto d'essere sempre uno per tutti e sempre quest'uno che ci crediamo in ogni nostro atto. Non è vero, non è vero, ce ne accorgiamo bene quando in qualcuno dei nostri atti, per un caso sciaguratissimo, restiamo all'improvviso come agganciati e sospesi. Ci accorgiamo, voglio dire, di non essere tutti in quell'atto.